Good evening to everyone. Satnam Radhaswami. Buonasera a tutti. Satnam Radhaswami. So, dear ones, here we are again having a satsang. Sorry for the change in the time, but you know. Man proposes, God disposes. So, couldn't be before today. Quindi stiamo per avere un altro satsang. Mi scuso per aver rimandato l'ora, spostato l'ora. Ma come si suol dire, l'uomo propone, Dio dispone. Per cui accadono cose talvolta che cambiano gli eventi. So anyhow, today's satsang will be on a beautiful bhajan by Sant Jai Singh. A Kirpal Guru chit charni jordiyo. Janda badiya val man sad mordiyo. Come Guru Kirpal and connect our heart with your feet. The wealth of our mind, which is going towards the bad deeds. Il satsang di oggi sarà su un inno di Sant Jai Singh, uno dei suoi bei canti, che ha per titolo A Kirpal Guru chit charni jordiyo janda badiya val man sad mordiyo. Vieni Guru Kirpal e collega il nostro cuore con i tuoi piedi. Devi la nostra mente che va verso le brutte azioni, le malazioni. So, our duty here now is to follow this satsang with all of our attention, to listen very carefully. Quindi il nostro dovere qui ora è di seguire il satsang con tutta la nostra attenzione, di stare ben attenti. I have to be very connected, very focused with my Sadguru, so that he may speak through me. And you have to be very concentrated listening, so it will go deep into your heart. Io devo essere ben concentrato e collegato con i miei Sadguru affinché parlino attraverso di me. E voi dovete ascoltare con tutta la vostra attenzione affinché penetri in profondità in voi. We know very well that superficial things do not have much of an effect. They don't change us deeply. Sappiamo benissimo che le cose superficiali non hanno un grande effetto, non ci cambiano profondamente. It's only those very deep things, those experiences which go very deep into our heart that transform us. Sono soltanto quelle esperienze che vanno in profondità nel nostro cuore che ci trasformano. So please, anything we do, let us do it with our full attention. Per cui ogni cosa che facciamo, facciamola con tutta la nostra attenzione. Sant Jai Singh is the same way. Now listen with all of your attention. Sant Jai Singh diceva sempre all'inizio del suo satsang, ora ascoltate con tutta la vostra attenzione. So, let's listen with all of our attention, per cui ascoltiamo con tutta la nostra attenzione. So first of all, I sing this bhajan. If you know it, you can sing it with me. If you don't know, then just listen. Se lo sapete, potete cantarlo con me. Innanzitutto canterò questo bhajan. Se non lo sapete, ascoltate. A Kirpal Guru chit charni jordiyo janda badiya val man sada mor liyo. A Kirpal Guru chit charni jordiyo
Janda badiya vale man sada amor liyo Jekar chahuna eta bhagti launa Jekar chahuna eta duradi Jekar chahuna eta bhagti launa Jekar chahuna eta duradi Kirpal Guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Teri manjil sato dure duradi ve Tere hat saiya dore asadi ve Teri manjil sato dure duradi ve Tere hat se aaye dore asadi ve Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Aave mauj dharti heth bethaunae tu Aave mauj te asman udaunae tu Aave mauj dharti heth bethaunae tu Aave mauj te asman udaunae tu Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Sadiya lagiyanu un tor nibade vi ruwa teriyanu satchkand pucha devi sadiya lagiyanu un tor nibade vi ruwa teriyanu satchkand pucha devi Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Tetto vichriya nu tu aap milonae Bole ajay boriya tu jeev bulonae Tetto vichriya nu tu aap milonae Bole ajay boriya tu jeev bulonae Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Akhir pale guru chit charni jor diyo Janda badiya vale man sada amor liyo Come, Guru Kirpal, and connect your heart with your feet, the virtual mind which is going towards the bad deeds. If you wish, you make them fond of doing that devotion. If you wish, you keep them distant. Your body is far from us, O Lord. In your hands is our strength. When you wish, when you decide, you make us sit underground
When you wish, you make us fly in the sky. Allow us to maintain our relation till the end. Let our soul reach such kind. You unite those who are separated from you. Ajaib speaks as you make him speak. Vieni Guru Kirpal e collega il nostro cuore con i tuoi piedi. Dirigi la nostra mente che va verso le malazioni. Se tu lo desideri, tu ci rendi appassionati della pratica della devozione. Se tu lo desideri, ci tieni distanti da essa. La tua dimora è da noi lontana. O Signore, nelle tue mani sta la nostra corda e la nostra forza. Quando tu lo decidi, tu ci fai sedere sottoterra. Quando tu lo desideri, ci fai volare nel cielo. Facci mantenere la nostra relazione fino alla fine. Fa che la nostra anima raggiunga Satsang. Tu unisci coloro che sono separati da te. Ajay parla come tu lo fai parlare. So in this bhajan, again, Sant Ajaib Singh is expressing those very fundamental, very important truths. Per cui in questo bhajan, ancora Sant Ajaib Singh ci parla di quelle verità fondamentali, importantissime. Those truths which allow us to reach the goal that we set for ourselves in this very lifetime. Quelle verità che ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati in questa stessa vita. Now, if we are on the path, if we have come on the path, we have taken initiation from the master, definitely we should have as our goal reaching the supreme realization, the supreme moksha or freedom. Ora, se siamo stati iniziati, se siamo venuti sul sentiero, senza dubbio il nostro obiettivo, il nostro fine è di raggiungere la completa realizzazione, completa moksha o liberazione. I guess that anybody that asks for initiation on the path from the master asks for it, having this in view. Penso che chiunque chieda l'iniziazione al maestro la chieda avendo come obiettivo questo fatto. So, we should never lose of sight this our aim, this our goal. Perché non dovremmo mai perdere di vista questo nostro obiettivo, questo nostro fine. We should always remember it. We should always stick to it. Dovremmo sempre ricordarlo, dovremmo sempre aderire ad esso. We should always be in the very forefront of our life, of our mind, of our everything. Dovrebbe essere sempre nel primo posto, nella nostra vita, nella nostra mente, in tutto. Sant Ajaib Singh also used to say, if you could keep the enthusiasm, the longing, the yearning that you had in the beginning when you came on the path and met the master for the rest of your life, then what to talk about your own liberation? That would happen like anything. But more than this, you will be able to liberate so many other souls along with you. Sant Ajaib Singh diceva, se riusciste a mantenere lo stesso ardore, lo stesso desiderio struggente,
la stessa passione che avevate all'inizio quando veniste sulla via, quando incontraste il maestro, per tutta la vostra vita, allora che dire della vostra liberazione? Quella accadrebbe di certo. Ma oltre a questo, sareste in grado di liberare anche tanti altri, tante altre anime insieme a voi stessi. So, Bhaiji, dear ones, let's keep this kind of enthusiasm always. Let's be a live being and not corpses, dead people. Quindi, cari miei, cerchiamo di mantenere questo entusiasmo sempre. Cerchiamo di essere esseri vivi, dinamici, e non cadaveri, esseri morti. The path is to be gone through as an adventure, a wonderful, stimulating adventure. Il sentiero lo si dovrebbe percorrere come un'avventura stimolante, avventurosa. We should not just drag ourselves on the path, drag our feet on the path. It's not nice. It's not, doesn't give us anything. This way, this attitude. Non dovremmo seguire il sentiero trascinandoci su di esso, trascinando i piedi. Questo atteggiamento non ci dà niente, non ci comunica niente. We should be very joyful, very grateful always, just to be on the path. For the fact that we have found the path, we have found the master, what else we want? Dovremmo essere così entusiasti, così contenti, così gioiosi per il fatto di essere sul cammino, sul sentiero, per il fatto di aver trovato il maestro. And we should always keep this our love, this our ardor, this our devotion, this bhakti, always, always fuel it. Keep nourishing it. E dovremmo sempre cercare di nutrire, di alimentare questa nostra devozione, questo nostro ardore, questo nostro desiderio. Dovremmo andare avanti vivendocela come la più grande avventura. So, what is Sanji telling us with the very first line of this bhajan? Come Guru Kirpali says, he's praying to his Sadguru. His Sadguru is Kirpal. He's our Sadguru also. So we love this Master Kirpal so much. Quindi che sta dicendo qui in questa prima strofa Santa Jaipsi? Sta dicendo, vieni Guru Kirpal. Quindi prega il suo Sadguru, che è Kirpal. E lui è anche il nostro Sadguru. Quindi anche noi con lui preghiamo questo Sadguru Kirpal. E poi che dice? Collega il nostro cuore con i tuoi piedi. Now what he says? He says, connect our heart with your feet. What does it mean this? It means, let our heart always be so fond of you, so much loving you, not just your feet, your whole being. Quindi non solo i tuoi piedi. Fa che il nostro cuore ami i tuoi piedi, ma questo vuol dire fa che il nostro cuore ami te completamente, tutto, per intero. Collegaci con te, fa che noi si sia sempre in sintonia con te. You connect us with you, let us be always tuned in with you. And divert our mind, which is going towards the bad deeds. E devia la nostra mente che va verso le malazioni. So, connect our heart with your feet, with you. And please, let our mind also be attached to you and not go towards the bad deeds. Quindi collegaci a te e permetti, fa che la nostra mente non sia interessata, voglia compiere male azioni, ma semplicemente sia diretta verso di te, che tutto il nostro essere
la nostra anima, la nostra mente, i nostri sentimenti siano tutti diretti verso di te. So that our whole being may be directed towards you, our soul, our mind. Every our sentiments, every our part, all of us, be diverted towards you, and that our mind may not lead us towards those actions which stand on the way of realizing you. E che la nostra mente non ci porti verso quelle azioni che ci impediscono di realizzarti. Master Kirpal used to say, what is sin? What is sin? Sin is thinking, speaking, and doing those actions that stand on our way of realizing God. Il maestro Kirpal diceva, che cos'è il peccato? Il peccato è pensare, dire, fare quelle azioni che ci impediscono di realizzare Dio. So, any of these actions which stand on our way for realizing God, we should just give them up and just stay on the path, follow the teachings, keep going. Quindi tutte quelle azioni che ci possono portare lontani dal nostro obiettivo di questa realizzazione divina, dovremmo lasciarle perdere e semplicemente aderire a quelle cose che ci permettono di realizzare Dio. So, we try our best, and we also pray to our Sadguru, please, Sadguruji, help us. You know, we have our best intentions, but we are also weak beings, so please help us. Quindi non solo facciamo del nostro meglio, ma preghiamo anche il nostro Sadguru dicendogli, guarda, noi stiamo facendo del nostro meglio, ma non è facile. Quindi, oltre al nostro proprio sforzo, tu pure aiutaci. And you know, it is said that if you move a step towards God, we will move a hundred, thousands of steps coming towards you. E sapete, si dice che se facciamo un passo nella sua direzione, egli ne farà mille per venirci incontro. But we have to take this first step. If we don't take it, then nothing happens. Ma noi dobbiamo fare questo primo passo. Se non facciamo questo primo passo, allora niente accade. So, dear ones, let's make this first step. Always, let's keep praying to our Sadguru. Please help us. Let us go ahead. Let us keep going. Help us. Quindi preghiamo il nostro Sadguru di aiutaci. Permettici di continuare a seguire la via, di andare avanti. Aiutaci, dacci la forza. We have to be humble. We have to acknowledge our weaknesses, our limits. And we have so many of them. Dobbiamo essere umili e dobbiamo riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti. Ne abbiamo un'infinità. You know, there are people who say, oh, I can do it. I don't need a guru. I don't need help from anybody. I'm sufficient to myself. I do it by myself. Sapete, ci sono persone che dicono, oh, io lo faccio da me. Il sentiero lo seguo da me, me lo strutturo da me, me lo faccio da me. Lo seguo. Non ho bisogno dell'aiuto di nessun guru, di nessuno. Well, these people, they are just swollen balloons of ego. Beh, questa gente sono palloni gonfi di ego. They are unable to do anything, most of these people. I see them. I know so many like this. They want to go on the path and realize whatever is to be realized by on their own, but they never meditate. They are not vegetarian. They don't follow any of the good teachings that may allow them to keep going. Ne conosco tanti che
si autodichiarano capaci di andare da soli sulla via, ma poi se osservo la loro vita vedo che è un disastro. Non meditano mai, non sono costanti in niente, sono incapaci, semplicemente fanno quel che la loro mente gli pare. They just do what their mind tells them to do. So they choose not to have a guru, but they have a very powerful guru that is their mind. Quindi scelgono di non avere nessun guru, ma purtroppo hanno un guru molto potente che è la loro mente. Poor we if we have these convictions, this attitude. Poveri noi se abbiamo questa convinzione, questa attitudine. We'll accomplish nothing in this life. Non concluderemo niente in questa vita. So let us be humble. Let us keep the company of the holy people and let us seek for help. Quindi cerchiamo di essere umili, manteniamo la compagnia degli uomini santi. Facciamoci aiutare. Cerchiamo aiuto. This is what Santa Jai Singh is doing here. He is praying to his Sadguru, please help me divert my mind which goes towards the bad deeds. Give me the strength to change the direction. Quindi questo è quello che Santa Jai Singh sta facendo qua. Prega il suo Sadguru, dice, guarda, dammi la forza, aiutami. Devi alla mia mente che va verso le malazioni, permettimi di condurla verso le buone azioni. And then what he says in the second line, this is also very interesting. If you wish, you make them fond of doing the devotion. If you wish, you keep them distant. So out of what he's saying here, it's really not our doing. It's really not we who decide to do the devotion. But it is a gift from God. That's what he's saying here. Quindi qui dice che non dipende da noi se riusciamo a praticare la meditazione, la devozione e a seguire la via, ma è un suo desiderio, è una sua decisione. So it's his decision, it's his will. So again, we should be very humble. We shouldn't be proud of anything. If this supreme being wants us to do the spiritual practice, go on the path, have those wonderful experiences that we are supposed to have on the path, and reach our destination, then we do it. If he doesn't want, if he doesn't shower his grace, we won't be able to do it. Be able to do nothing. Quindi è tutto dovuto alla sua grazia. Se questo essere supremo decide di farci percorrere la via, di farci meditare, fare la nostra pratica spirituale e avere tutte quelle meravigliose esperienze che si devono avere, si suppone avere sulla via e raggiungere infine la nostra destinazione, è una sua decisione, è lui che ce lo fa fare. Per cui non dovremmo essere, di nuovo, non dovremmo essere orgogliosi di niente se riusciamo a farlo, ma semplicemente riconoscere che è la sua grazia. So we shouldn't be proud, we should just acknowledge that it is his grace. Questa passione per praticare la devozione è lui che ce la infonde. This passion, this longing for doing the devotion. It's him that grants it to us. Then we are able to do it. But anyway, as I said before, our request is very important. And the way we request it, it's also very important. The intensity of longing is very important. Ma comunque rimane l'altro fatto che dobbiamo noi innanzitutto chiedere.
il modo in cui lo chiediamo, anche l'intensità con cui lo chiediamo, è molto importante. Our request is very important. In nature, there is this law of demand and supply. Nella natura vi è questa legge della richiesta e della ricompensa, del chiedere ed avere. So we have to ask. At some point, something must happen inside of us, which makes us really long, yearn for something higher, something above this, you know, this static, this ordinary, lifeless life. A un certo punto ci deve essere qualcosa in noi che comincia a desiderare ardentemente qualcosa di superiore, qualcosa di diverso, qualcosa di più elevato di questa vita statica, ordinaria. So, when we made this request to the universe, to the absolute, then eventually, sure, he will grant it to us. He will help us. He will shower his grace on us and allow us to do the devotion, to do the spiritual practice, and go within and experience this wonderful, these wonderful experiences that we are meant to have on the path, that all the great mystics talk about. Quindi dobbiamo chiederlo noi, e allora certo, lui poi ci permetterà, ci darà la forza, lui vorrà che noi, ci concederà che noi si pratichi la devozione, la meditazione, la pratica spirituale. Infonderà in noi un forte desiderio di questo. E allora saremo in grado di farlo e di avere tutte quelle esperienze meravigliose di cui tutti i grandi mistici parlano. So, he will grant it to us if he decides so, but our request is so very important and the way we request it is very important. Quindi lui ce lo concederà se glielo chiediamo, ma il modo in cui noi lo chiediamo, l'intensità con cui lo chiediamo è così tanto importante. If you wish, you keep them distant. Well, it's a way of saying it, but God doesn't wish to keep us distant from practicing the devotion, from doing our spiritual practice. Sometimes we are not ready for it. This is true. Many people are not ready for it, so of course they are kept far from it. È vero che ci sono tante persone che non sono pronte per questo, quindi certo sono tenute lontano da questo. But the saying goes that when the chela is ready, the guru appears. Ma c'è il detto che dice che quando il chela o il discepolo è pronto, allora il guru appare. So we have been ready because we have chosen to come on the path and the guru has appeared. Per cui noi siamo stati pronti, quelli che sono sulla via, che hanno preso l'iniziazione, sono decisamente pronti. So those taking initiation, they're ready, and it has been given to them. So now it's for us to just go ahead with determination and keep doing what we are supposed to do. Quindi ora sta a noi andare avanti con piena determinazione e fare quelle cose che dobbiamo fare. Your body is far from us, O Lord. In your hands is our strength.
La tua dimora è da noi lontana, o Signore, nelle tue mani sta la nostra forza. So the abode of the supreme reality, of the supreme being that we may call Lord, we may call God, we may call truth, is definitely very far from this human condition. Quindi la dimora di quest'essere supremo, di quest'essere eterno, di questo supremo Dio, suprema verità, è lontanissima da questa ordinaria condizione umana. It is also very near, but just because it's so very near, we can see it. È anche molto vicina, vicinissima, ma proprio perché è così vicina non riusciamo a vederla. Master Kirpal used to say, is as near to you as your jugular vein. Maestro Kirpal diceva che è vicino a noi come la nostra, come le nostre vene. E proprio perché è così vicina non riusciamo a vederla. Just because it is so near, we can see it. So it is also very far. It is very far from the common human condition. È lontanissima dalla condizione umana ordinaria. And this common human condition, it is a condition which the mind is spread everywhere. E questa condizione umana ordinaria è una condizione in cui la mente è sparsa dappertutto. So we have to gather our mind, our attention, to a complete focus. Quindi dobbiamo raccogliere tutta la nostra mente, tutta la nostra attenzione in una completa focalizzazione. And this is the problem. Our mind is used to think and wander here and there in the past, in the future, memories, imaginations, planning, never still, never quiet. La nostra mente è sparsa dappertutto, è difficile raccoglierla perché è persa nelle memorie del passato, nelle immaginazioni e programmi sul futuro. È difficile raccoglierla in un unico punto di focalizzazione. So that's why this complete focus is so very far from us. It is so very near, yet so very far, because our mind is spread everywhere. Ecco perché il nostro obiettivo, questa completa focalizzazione, è vicinissima, è possibilissima, ma è anche impossibilissima e lontanissima, perché la nostra mente è sparsa dappertutto. So what to do? We have to gain, we have to get a complete control of our mind. That's our job. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conseguire un completo controllo della nostra mente. Questo è ciò che noi dobbiamo fare. Il nostro impegno, impiego. So we should really busy ourselves. We're doing Simran, we're doing Dhyan, we're doing meditation, and try to gather our full potential in a complete focus. Quindi dovremmo fare Simran, dovremmo fare Dhyan, cercare di raccogliere la nostra attenzione in una completa focalizzazione. Then if we can keep our attention there so focused, what happens? Master Kirpal used to say, if you can just be still, silent, completely focused, for just a few minutes, the inner door will open, the darkness will go, and the light will appear. Il maestro Kirpal diceva, se riuscite a mantenere l'attenzione completamente focalizzata, senza pensieri, per solo un paio di minuti, la porta interiore si aprirà, il buio se ne va e la luce appare. Then the inner way is open for us. When the light comes, it is so magnetic, it is so appealing, it is so charming, that we are just enchanted there. And we just keep looking with an open mouth. E quando questo accade, allora questa luce avrà una tale forza magnetica, avrà una tale attrazione, eserciterà una tale attrazione su di te che ci perderemo in essa e continueremo a guardarla a bocca aperta.
Sometimes you can see meditators who are so absorbed within, just looking with an open mouth. I've seen so many. Talvolta si possono vedere meditatori seduti in meditazione con la bocca aperta. Ne ho visti così tanti. That's because they are so fascinated by this light, this wonderful light. And they just keep looking and looking and looking. Perché sono così affascinati da questa luce e continuano a guardare, a guardare e a guardare. And the more they look, the more they're absorbed in, and the more their mouth opens up. E più guardano e più diventano assorti in questa luce e più la loro bocca si apre. So that's how it is. It's a wonderful experience. We should all try to have it. E così che va. È una esperienza straordinaria. Tutti dovremmo cercare di averla. So is the body very far? Yes. But we want to reach it and we will do our best to reach it. Per cui la sua dimora è lontanissima, ma noi abbiamo l'intenzione di raggiungerla e faremo del nostro meglio per raggiungerla. In his hand is our strength. Nelle sue mani c'è la nostra forza. So he will give it to us. Our strength is in his hands and he will forward it to us. Quindi la nostra forza sta nelle sue mani e lui ce la concederà. If you're sincere, if you're true, and we have a sincere heart, then he will give it to us. Siamo sinceri, se siamo veramente desiderosi e facciamo del nostro meglio, allora lui ci darà questa nostra forza che sta nelle sue mani. When you decide, you make us sit on the ground. When you wish, you make us fly in the sky. Now Santa Jai Singh is talking about himself. Ora qui Sanji sta parlando di se stesso. La sua vita è andata così. Prima il suo amato Sadguru lo ha risvegliato interiormente e l'ha fatto meditare in questa stanza sotterranea. Lui aveva questa stanza sotterranea in cui meditava. So he's talking about himself. When his beloved Sadguru Kirpal woke him up spiritually, he told him to go meditate. And since he was found of meditating underground, you know, he meditated in this underground room. I've been in this underground room in which he meditated so many times. Sono stato in questa stanza sotterranea in cui lui meditò quegli anni tantissime volte. It was amazing, the energy which was down there. There was the place where, you know, when a person, where a person unites with God. And it's wonderful. It's a wonderful place. Wherever somebody unites with God, the place becomes a holy place. Quindi in quella stanza sotterranea c'era un'energia fantastica. Perché è chiaro, dove una persona realizza Dio, quello era il luogo dove lui aveva realizzato la fusione con Dio. Quindi ogni luogo dove una persona realizza la fusione con Dio diventa un luogo sacro, santo. E se si va lì, c'è un'energia fantastica, sempre. So, when his Sadguru wished for him, decided, he made him sit on the ground and do lots of meditation. When eventually he decided that, okay, now you have been meditating enough. You're a real man, a true man, who has realized the truth. So now, you fly, go everywhere in this world and bring this message, bring this light, bring this experience into the life of other people. Take this experience everywhere you can. Quindi, lui dice, quando il mio Sadguru volle, allora mi fece meditare sottoterra. Poi quando vide che avevo
realizzato quello che dovevo realizzare, allora mi fece volare un po' in giro per tutto il mondo per portare questa esperienza nella vita degli altri. So that's how it is. Maybe at some point to all of us will be given, if you really want it, if you pray for it, we'll be given to do a lot of meditation in our life. We'll be so caught by the practice, by the inner grace that comes along, by the blessing, that we will just want to meditate and do nothing else. So we will give up everything, as Santa Jayapsi indeed. And we will just meditate and meditate and meditate, and maybe realize what he realized. Why not? Quindi potrà essere che se lo vorremo veramente e se lo chiederemo, pregheremo veramente, allora a un certo punto anche per noi ci sarà dato di sedere a lungo, per tanto tempo, per mesi, magari anni, in continua meditazione. E allora magari anche noi realizzeremo quello che Sanji qui dice di aver realizzato. E poi ci sarà dato magari di portarlo in giro per il mondo, di distribuirlo agli altri. That's what happened to me also. When I met Master Kirpal, this my beautiful supreme Sadguru, I was so open up. My perception of the God power was so powerful, so strong, that I couldn't do anything but for 2 long years just keep meditating all day long. Questo è ciò che successe a me anche quando incontrai il maestro che parla. Ebbi una tale percezione di questo infinito potere divino che non potevo fare altro che meditare, e per 2 anni continui andai avanti a meditare tutto il giorno. And in those 2 years I experienced so much, and this was just at the very beginning of my spiritual practice when I was just 22 years old. Ed ebbi così tante esperienze fantastiche in quei 2 anni, e questo fu all'inizio della mia pratica spirituale, quando avevo 20-22 anni. Then I've been doing this again and again, from time to time. In these many, many years, I've gone through so many intense meditation retreats, just like Sanji did. I don't want to compare. Everyone has his own way. He had his own way, I had my own way. And you will have your own way. Non voglio fare confronti, lui ebbe il suo modo di farlo, io ebbe il mio, voi avrete il vostro, ognuno ha il suo modo. But what's important is that we do it at some point. Ma quello che è importante è che a un certo punto lo facciamo. Riusciamo a fare degli intensi ritiri di meditazione. We'll be able to do very intense meditation retreats on our own. And experience all what we are supposed to experience on the spiritual path. Sperimentare tutto quello che si suppone uno sperimenti sul cammino spirituale. So it's for all of us. It's not something that few people can do. Everybody that wants it, that really wants it, will be able to do, will be given to do it. Quindi è qualcosa che tutti possiamo fare. Chiunque veramente lo vuole, a un certo punto gli sarà dato di vivere interamente, completamente, quello che è il cammino spirituale. So let's pray for it. Let's wish for it. Anything we want to realize, we first have to want it. We have to wish, yearn, long, pine for it. Tutto quello che vogliamo realizzare nella nostra vita, dobbiamo volerlo veramente. Dobbiamo avere un desiderio struggente, dobbiamo implorare, volere, pregare, affinché accada. And if we keep wanting it, then it will happen.
I guarantee to you, it will happen. There is nothing in my life which I really wanted up to now, which has not actualized itself. Posso dire che accadrà. Vi do la garanzia, perché non c'è stato nulla che io abbia veramente voluto in questa vita che non sia accaduto, che non sia diventato un fatto. Sometimes it might have taken years before that something actualized, but eventually it did. Talvolta ci sono voluti anni affinché quel qualcosa che io volevo accadesse, ma infine è accaduto. So it's a possibility for all those who really want something. Quindi è una possibilità per tutti coloro che realmente vogliono quel qualcosa. Allow us to maintain our relation till the end, let our soul reach such kind. It's a fantastic request. Very important. È una richiesta fantastica. Permettici di mantenere la nostra relazione fino alla fine. Facci raggiungere Satguru. You'll be able to reach Satguru if you're able to maintain a relation till the end. Only in that case. Otherwise no. Saremo in grado di raggiungere Satguru soltanto se riusciamo a mantenere la nostra relazione fino alla fine. Altrimenti no. So how do we reach Satsang? By maintaining our relation till the end of our life. Quindi come raggiungiamo Satsang? Mantenendo la nostra relazione fino alla fine, fino alla nostra morte. So, it's a challenge. Maintaining the relation is a challenge. Quindi mantenere la relazione è una sfida. So many things happen in time that might be such an impediment for us to keep maintaining it. Così tante cose possono accadere nel tempo che possono essere un tale impedimento per riuscire a mantenere questa relazione. But we have to be strong. We have to keep going. We don't have to be diverted by anything. Ma noi dobbiamo essere forti, dobbiamo continuare a procedere senza farci deviare da nulla. So this is the secret. Keep the relation till the end, till you die. Quindi questo è il segreto, mantenere la relazione fino alla fine, finché moriremo. But in this society, who keeps relation till the end? Who keeps anything for long? This is the culture, the society of use, throw away. Everything, objects, belongings, relations, everything. We use it for a while. And then when it becomes problematic, we throw it away. Questa è la società consumistica, la società dell'usa e getta. Ogni cosa, oggetti, possedimenti, averi, relazioni, usiamo e gettiamo. Quando diventa complicato mantenere la relazione, passiamo un altro. But this way we never change. We stay the same always. And problems, the same problems keep happening, keep coming back. In questo modo non cambiamo mai. Gli stessi problemi continueranno a manifestarsi, continueranno a ritornare. If we don't face them, if we don't change ourselves, no hope for us. Se non cambiamo, se non ci trasformiamo, non c'è speranza per noi. So let's learn how to keep the relations, all possible relations, transform them. Sometimes they become very difficult,
But if you are smart enough, if you are strong and determined, you can change them. Quindi dobbiamo avere la forza di cambiare le situazioni, le relazioni. A un certo punto possono diventare molto difficili, ma dobbiamo avere la forza di cambiarle. So, yes, Santa Jaipsi, what is he telling? Just keep your relation till the end. Just pray that you may keep the relation till the end. Please give me the strength that I may keep this relation with you till I die. And then, afterwards, when I leave this world, just be with you, merge in you. I merge in you, and we merge in God. Quindi fammi mantenere questa relazione con te finché muoio. E dopo morto, fa che io mi immerga in te e io e te ci immergiamo in Dio. So, no me, no you, no nothing. Just him. Quindi a quel punto non ci sarò più io, non ci sarai più tu, ci sarà solo lui. Fana fil sheikh, fana fil Allah. We annihilate ourselves in the Guru and the Guru, and then we annihilate through the Guru into God. We merge and disappear in him. And we become him. Ci immergiamo a lui e diventiamo lui. Unite those who are separated from you, Wajai speaks as you make him speak. Tu unisci coloro che sono separati da te. Ajai parla come tu lo fai parlare. So it is him that unites us, separated one. He unites us with himself. Quindi è lui che ci unisce con se stesso. Coloro che sono separati li unisce a sé. Tan tan Satguru mera jera vichriya numelda. Hail, hail to my Sadguru, who unites the separated ones. Salute, salute, mio Sadguru, che riunisce i separati. So that's the job of the master, to reunite the separated ones. And here Babaji is telling us the same thing. It's him who unites us. Quindi è il Sadguru che ci riunisce. Qui Babaji ci sta dicendo la stessa cosa. È lui che ci riunisce. And then how does he end this beautiful poem, this beautiful song, this very meaningful song? By saying that Ajaib speaks as you make him speak. E come finisce poi questo meraviglioso canto pieno di profondo significato? Dicendo Ajaib parla come tu lo fai parlare. So when we become the mouthpiece of the Guru, it will be he speaking through us. Quindi quando diventiamo il portavoce del Guru, sarà lui a parlare attraverso di noi. That's what is meant to become a Gurumukh. Not a mammukh, but a Gurumukh. Questo è ciò che si intende con diventare un Gurumukh. Non un mammukh, ma un Gurumukh. Most of the people of this world are just mammukh. Few people become gurumukh. La maggior parte della gente di questo mondo è mammukh. Pochissimi diventano gurumukh. Mammukh means mouthpiece of the mind. Man is mind. And gurumukh means mouthpiece of the guru. So we have to decide what we want to be. Quindi mammukh vuol dire portavoce della mente, messaggeri della mente. Man è mente. E gurumukh vuol dire messaggeri, portavoce del guru. Quindi sta a noi decidere chi vogliamo essere, se vogliamo essere mammukh o gurumukh.
So do you want to be? Do you want to be Mamuk or Gurumuk? Mamuk keeps telling foolish, stupid things. I Mamuk continue a dire cose folli, cose stupide. Gurumuks always speak truth. I Gurumuk dicono sempre la verità. Because if they are Gurumuk, then Supreme Guru, the Adi Guru, speaks through them. Perché se sono Gurumuk, allora il Guru Supremo, l'Adi Guru, parlerà attraverso di loro. So we should decide what we want to be. I guess every satsangi would like to be what? Gurumuk. Quindi penso che ogni satsangi vuole essere un Gurumuk. So we should live such a life that will allow us to become complete Gurumuk. Per cui dovremmo vivere una tale vita che ci permetterà di diventare completi Gurumuk. So, in this beautiful bhajan, our beloved Babaji has told us the complete truth. What we have to do in order to reach what? Quindi in questo bellissimo bhajan, il nostro Babaji ci ha detto la verità totale. Che cosa dobbiamo fare per raggiungere che cosa? If you want to reach Satchkand, Satlok, Anami, then what he says? We have to maintain our relation till the end. That's what he says. Quindi se vogliamo raggiungere Satchkand, Satlok, Anami, dobbiamo mantenere la nostra relazione fino alla fine. Allora, egli riunirà coloro che sono separati. Then he will unite those who are separated. And eventually, those who are united, we speak with other his teachings. He will talk through them. They will be Gurumuk. Quindi coloro che poi sono riuniti, allora diventano Gurumuk. Egli, quest'essere supremo, parlerà attraverso di loro. So, this is our goal. This is where we have to go. This is what we have to reach. Quindi questo è il nostro fine, il nostro obiettivo. E dove dobbiamo andare è quello che dobbiamo raggiungere. So let us live according to the teachings of this very beautiful bhajan. Let us make them part and parcel of our life. Quindi cerchiamo di vivere secondo gli insegnamenti di questo canto. Cerchiamo di renderli parte fondamentale della nostra vita. So, I thank this, my beloved Sadguru, that for me took the body of Kirpal and Ajayib, for inspiring to me this beautiful satsang. Quindi ora ringrazio i miei amati Sadguru, che per me si sono manifestati nel corpo di Sadguru Kirpal, Sadguru Ajayib, per avermi ispirato a questo satsang. I hope it has been of inspiration for all of you who have been listening. Spero sia stato di ispirazione per tutti voi che avete ascoltato. That may give you determination to keep going on the path and maintain your relation till the end. Che vi dia la determinazione a continuare sulla via, a mantenere la vostra relazione fino alla fine. Just be strong. Keep going, please. Siete forti. Continuate ad andare avanti. Prego, vi prego.
is worthwhile, will make your life complete. Ne vale la pena, renderà la vostra vita completa. So now, I will sing a song, a bhajan. And then, guide your breathing meditation. So keep listening with attention and be absorbed. Close your eyes, listen, and go into meditation. Quindi ora vi canto un altro canto, un altro bhajan. Ascoltate, continuate ad ascoltare con tutta la vostra attenzione e cercate di diventare assorti in meditazione, di assorbirvi in meditazione. Mere Guru De Chareno Par Sumanam Shraddha Ke Arpita Tere jo vahi tu jako samrapita na priti e pratiti e nahi puja shakti e na priti e pratiti e nahi puja ki shakti e mera yama mera yatan mera kan kan samrapita mere guru de charno par sumanam shraddha ke arpita tere irde he jo he vahi tujhko samrapita. Tum hi apam mein mere vicharon mein pukaro mein tum hi apam mein mere vicharon mein pukaro Banale yantra abe mujko mere sarvantra samrapita mere guru de charno par sumanam shraddha ke arpita tere irde he jo he vahi tujhko
samrapita mere gurudev charno par sumana shada ke arpita. So, dear ones, I'm sure that if you have been following this satsang with all of your attention, if you have been listening to this song with all of your attention, then your surat must be diverted inside, definitely. Maybe the word within, definitely. Per cui, cari miei, sono sicuro che se avete ascoltato il satsang con tutta la vostra attenzione, se avete ascoltato questo canto con tutta la vostra attenzione, allora la vostra attenzione è già diretta al centro, è già diretta interiormente. So now what you have to do is just keep looking in the center, steadily, with love, with devotion, keep looking in the center. Quindi ora dovete semplicemente continuare a guardare nel centro, con amore, con devozione, con fermezza. Guardate nel centro. We have to love our Supreme Sadguru with all of our mind, with all of our heart, with all of our strength. Dobbiamo amare il nostro Supremo Sadguru con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza. Be still and know I am your God. Siate focalizzati e saprete che io sono il vostro Dio. That's what the Supreme Being says. Questo è ciò che dice l'essere supremo. Siate ben fissi in me e io sarò in voi. Be fixed in me and I shall be in you. So let's do our best by staying in the center. And at the same time, pray to your Supreme Sadguru to please shower his grace upon us. Quindi stiamo ben fissi nel centro. E allo stesso tempo preghiamo il nostro Supremo Sadguru affinché ci benedica. May he bless all of us.